Sì, io vorrei partire dalla mia considerazione, da questo tema che ci siamo dati, un nuovo polo per l'Italia. E non a caso abbiamo parlato di nuovo polo e non di terzo polo. Non solo perché ovviamente non pensiamo di essere terzi nella classifica, ma soprattutto perché noi non pensiamo di realizzare un terzo polo e di sfuggire così alla logica del bipolarismo. Non vogliamo, cioè, almeno noi non crediamo che il nostro obiettivo debba essere quello di essere l'ago della bilancia. Anche chi tra noi lo ha pensato, essere l'ago della bilancia nel caso di elezioni politiche anticipate, anche questo pensiero, questa riflessione, fa parte già del già vissuto, che gli eventi in corso fanno apparire già poco ambizioso. Noi non dobbiamo ritenere di essere quello che i liberali tedeschi sono stati a lungo nel panorama tedesco e quindi di riproporre una terza forza che di volta in volta può allearsi con gli uni o con gli altri utilizzando la politica del doppio forno. Non è questo che gli elettori si aspettano da noi, come viene dimostrato peraltro dal fatto che quando vengono interpellati sulle nostre forze politiche danno un giudizio di gran lunga superiore quando noi ci presentiamo insieme, a dimostrazione che gli elettori non chiedono a noi di essere un ago della bilancia, ampio quanto sia, ma chiedono a noi di costruire un'alternativa di governo e quindi un nuovo polo, non a caso per l'Italia, cioè propositivo e costruttivo. E che queste condizioni siano possibili lo dimostrano anche i dati di questi giorni sui sondaggi elettorali. Il primo, quello sulla debolezza dei due partiti che sino ad oggi guidavano i due poli. Insieme, Partito Democratico e PDL, non superano più il 50%. È il primo dato che fa riflettere. Oltre la metà di coloro che si esprimono già si dirigono verso altre forze politiche. La metà di coloro che si esprimono. Perché se a questo aggiungiamo che 41% al più di 4 elettori su 10 non si esprimono più, anzi, si manifestano disgustati, incerti o annuncio di volersi astenere, noi abbiamo davanti a noi un panorama, un universo elettorale in cui oltre i 2/3 degli italiani aventi diritto al voto non si riconoscono nei due partiti e in questo bipolarismo. Il che vuol dire che il materiale di costruzione già c'è ed è tantissimo per costruire un'altra alternativa di governo programmatica. Io ho ascoltato Buttiglione quando prima diceva, e giustamente, che noi dobbiamo proporre una politica morale. Ci mancherebbe altro, tanto più in questo contesto. Ma non dobbiamo fare un'alleanza moralistica, pensando che su questo si giochi il destino elettorale. Noi dobbiamo fare una politica morale, fatto di senso dello Stato e delle istituzioni, di legalità, di decoro, di comportamento istituzionale, e apro parentesi, basta guardare a questa compagine di governo per comprendere come il problema esiste soprattutto, forse esclusivamente, e non a caso all'interno del Popolo Libertà. Se noi ci fossimo interrogati su chi all'interno del centrodestra avesse avuto meno senso dello Stato 3, 4, 5 anni fa o anche soltanto 1, 2 anni fa, avremmo risposto forse tutti in coro i ministri della Lega. Se invece oggi ci interroghiamo su chi all'interno della compagine di governo dimostra di non avere senso dello Stato, di non avere decoro istituzionale, di non sapere assolvere il proprio ruolo di ministri della Repubblica, tanto più nei ministeri chiave in cui abitualmente
si mandavano coloro che per loro natura, per la loro storia, per la propria esperienza, dimostravano di essere al di sopra delle parti, mi riferisco ai quattro ministeri a chiavi del paese, gli interni, gli esteri, la difesa e la giustizia, che da sempre sono stati nelle mani di coloro che nelle loro compagini di governo manifestavano più alto senso delle istituzioni. Possiamo dire che Maroni dimostra senso delle istituzioni, non possiamo certamente dire che i ministri La Russa, Alfano e Frattini dimostrano di avere senso delle istituzioni. Anzi, loro tre appaiono meramente dei paggi nella corte depravata dell'imperatore. Il problema è lo snaturamento del Popolo di Libertà, che era il grande partito liberale, che per sua natura doveva realizzare la rivoluzione liberale in questo paese, che come tutti ben sanno i liberali, è coniugata al senso della legalità dello Stato e delle istituzioni. Perché da che mondo è mondo, chi esprime una cultura liberale ha prima senso dello Stato e poi ovviamente esprime questo nella sua capacità di liberare le energie migliori del paese. Questi liberali non hanno senso dello Stato e non hanno realizzato la rivoluzione liberale. Con una battuta potrei dire, ed è drammatico dirlo, che non hanno fatto la riforma fiscale, che ha fondamento di una rivoluzione liberale, che non hanno ridato dignità alla persona, alla famiglia e all'impresa, che ha fondamento di una rivoluzione liberale, che non hanno fatto la riforma del welfare per dare più forza alle opportunità dei giovani, invece garantendo le corporazioni. Sono stati quindi più conservatori, purtroppo lo dobbiamo dire, soprattutto in questi ultimi tempi. E nel contempo, a quel che si legge dalle intercettazioni, Berlusconi voleva scaricare sul conto dello Stato le sue frequentazioni notturne, una sorta di statalizzazione delle escort. Io mi chiedo se non ci sia tutta la capacità e la possibilità e l'opportunità di costruire un'alternativa credibile, un'alternativa possibile sin da oggi, a cominciare dalle elezioni amministrative, laddove, essendoci il doppio turno, la crisi dei due blocchi e soprattutto di quello che doveva essere il blocco liberale, ma dall'altro canto il caso Napolitano dimostra quando sia grave la crisi del PD, che è incapace di essere un'alternativa di governo, perché al suo interno non ha una posizione comune su nulla, nemmeno sulla questione operaia, che una volta almeno univa la sinistra e che oggi la spacca, come dimostra la questione della Fiat e quello che ne deriva dalla partecipazione agli utili dell'impresa, che noi dovremmo ovviamente portare a compimento, alla nuova rappresentatività sindacale che noi dobbiamo proporre e realizzare. Ebbene, questa crisi si manifesterà in maniera più evidente laddove può emergere, proprio non a caso nel doppio turno, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, dove l'opinione pubblica è più libera. Quindi credo che noi su questo dobbiamo fondare con forza la nostra alternativa, che dicevo prima, deve essere certamente morale, ma deve essere soprattutto programmatica. A fronte di una questione che è evidente a tutti, nei primi 10 anni di questo secolo, di questo millennio, nelle altre grandi società occidentali si è operata una ristrutturazione significativa, a cominciare dalla Germania, facendo riforme significative e sostanziali che hanno permesso alla Germania, ma anche a altri paesi, pensiamo alla Francia, di recuperare competitività sul piano internazionale. L'Italia non l'ha fatta. Queste grandi riforme vanno realizzate in questo secondo decennio, che inizia oggi nel 2011 e finisce nel 2020, in quello che è l'orizzonte di ogni società per quanto riguarda i grandi obiettivi di Kyoto, di Lisbona, comunque della competizione globale. Queste riforme vanno realizzate partendo dal presupposto che vanno ridotti i divari che si sono allargati. Il problema della questione giovanile non riguarda solo il Maghreb, che è soffocato dalla crisi europea.
riguarda l'Italia e la nostra lettura della società deve partire dagli occhi dei più giovani, dal divario aumentato tra i giovani e gli adulti in questi anni, dal divario aumentato tra i precari e garantiti, dal divario che è aumentato tra nord e sud, dal divario che è aumentato tra il capitale e il lavoro, tra chi vive di rendita, che sono soprattutto i più anziani, e chi vive di reddito, che sono soprattutto i più giovani. Noi dobbiamo rileggere la società secondo gli occhi dei giovani che saranno maggiorenni nel 2020 e proporre a loro un progetto di alternativa di governo che purtroppo non si è realizzato in questi anni per la trasfigurazione del Popolo Libertà e della Casa di Libertà, che era nata e non a caso su quattro leadership. Non dobbiamo avere paura della pluralità della leadership. La Casa di Libertà era nata su quattro leadership che erano la forza di quella proposta politica. Si è trasfigurata e in qualche misura è perita quando qualcheduno, elevandosi a Cesare, ha annullato le altre identità e le altre leadership. E quella forma di cesarismo padronale che ha fatto precipitare il centrodestra fuori dalla storia del centrodestra europeo e che ha riproposto in Italia un bipolarismo tribale e familistico che non riconosce l'avversario, anzi il cui obiettivo è uccidere l'avversario. Noi dobbiamo invece costruire le ragioni di un bipolarismo normale europeo in cui ciascuno si riconosca in una comunità di destino, in quello che altrove viene chiamato il patriottismo costituzionale. Per farlo, e concludo, noi non dobbiamo nemmeno pensare di fare delle prossime elezioni un plebiscito contro Berlusconi, altrimenti ricadremmo anche noi nel bipolarismo tribale. Noi dobbiamo fare delle prossime elezioni, quando verranno, speriamo presto, finalmente una proposta e un'alternativa di governo, e sono convinto che questo è quello che quel 40% di astensionisti e il 50% degli elettori che non si riconoscono nei due partiti guida si aspettano da noi. Grazie.